Buonasera, buon lunedì e ben ritrovati a una nuova puntata di Angoli. Cominciamo questa ultima settimana prima della pausa estiva con una sorpresa, perché oggi vi mostreremo finalmente in anteprima le primissime immagini di Terra e Acqua, il viaggio alla scoperta dei nostri luoghi realizzato da Davide Van de Sprosse, che approderà su Espansione TV a settembre. Prima di cominciare però vi ricordo come sempre la nostra mail angoli@espansionetv.it, l'ultima settimana ormai del nostro programma, quindi se volete utilizzatela a più non posso per comunicare con noi. Ora però è il momento di iniziare, sono in compagnia, ve l'avevo già annunciato, di Davide Van de Sprosse. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera. E di Dario Tognocchi, il regista di Terra e Acqua. Buonasera. Buonasera. Davide, iniziamo da te. Spieghiamo un po' di cosa si tratta. Finalmente Terra e Acqua approda in televisione e abbiamo l'orgoglio e il vanto di dire che approderà su Espansione TV. È una forma di orgoglio bipartisan, reciproco, perché finalmente riusciamo io e Dario a dare una terra, un luogo dove stare, una sede a tutto questo viaggio che, come giustamente hai detto prima, è stato itinerante, è stato sul territorio quello proprio nostro, quindi il lago, le montagne, la strada, i paesi, quelli primari e quelli secondari dal punto di vista frazioni e controfrazioni. Il nostro viaggiare, il nostro mescolare questi due elementi fondamentali, appunto come terra e acqua, hanno prodotto, strada facendo, un'alchimia che metteva insieme cultura, tradizione sicuramente, scoperta, riscoperta, ma riidentificazione di un qualcosa che oggi possiamo chiamarlo territorio o quel che vogliamo, ma si tratta di casa nostra. È stato affascinante, e poi Dario ne parlerà anche da uomo dietro la macchina da presa, il tentativo di far tutto senza un copione, senza un cliché, senza qualcosa di scritta, predisposto, insomma, o senza uno storyboard. Sapere da chi andavamo, sapere che eravamo lì, vedere in quel momento com'erano le condizioni climatiche, vedere com'era il personaggio che magari prima tu non conoscevi direttamente, e lasciarsi andare. Quindi io è come se avessi viaggiato realmente dentro un viaggio personale, antropologico, sociologico, con un terzo occhio esterno che ha funzionato da macchina del tempo, perché in questo modo i telespettatori, chi vedrà questo format, avrà la possibilità di vedere e di percepire tutto il viaggio come realmente l'abbiamo vissuto e come realmente è accaduto. E allora, prima di dare la parola anche a Dario per spiegare qual è stato invece il tuo approccio da dietro le quinte, se possiamo dire così, vorrei mostrare il trailer, che è la prima volta che viene appunto mostrato, in modo da sapere di cosa stiamo parlando e dare intanto una piccola anticipazione. Vediamo. Essem che setta Jones il treno, che sem sta la ura a Milan, em lustra la bella madunina, che la gade brilla de lontan. E allora non c'erano i passaporti, c'era la testa di frontiera, e si guardava il contrabbando, se passavano, se non passavano. Il contrabbando c'era, loro guardavano, ma anche noi. Mi è capitato di prendere come nome d'arte Desfros, Van Desfros. E sem che se ta Jones il treno, che sem troc strac per resta in pe. Nei posti dove abbiamo costruito il nostro abitare e il nostro stesso vivere, strade, palazzi, fabbriche, tante volte perfino un albero, perfino una farfalla possono sembrare degli ospiti strani. Anche la polvere ha il suo canto, poi la fatica, il lavoro, anche loro devono fare i conti con la ruggine. Che veri mea, tiro via de dos,
si larga al fia e bufa in giristel l'assalto di Zen in sella mia. E questo uomo, uomo di terra, ritorna a casa dietro il colle nero. La fatica è portare su la slitta, no? La slitta pesava sempre quei 15-20 kg e bisognava portarla su spalla. Se questa strada, la curva al giaz e la curva al su, è questa strada che la rampega, quella dei noni e di me. I bei calzetti di nylon che potevo mai avere in tempo di guerra, ho ciò invidiato quelli lì. E ranza, e ranza, e ranza, la torna alla sera, sul gelo profumata. Come li chiamate voi? Iabolic. Che? Iabolic. Iabolic. I scongiurè. 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 Ecco Dario, quello che si percepisce subito anche già dal trailer è che avete voluto utilizzare un linguaggio visivo molto particolare, quindi non nel senso proprio di parola ma di racconto. Dunque, terra e acqua in tutti i sensi, nel senso che lavorare con Davide è sempre una sorpresa, una scoperta. Ecco. Nel senso che Davide è un protagonista sempre molto sincero sulla scena anche del nostro lavoro, no? Cioè, quando si incontra un personaggio non c'è bisogno di avere scritto una storia, come ha detto lui prima, perché le cose vengano in qualche modo pilotate. Basta creare un po' di terra e un po' di acqua. Da questo scontro nasce il fiume. Noi abbiamo cercato di realizzare questo fiume col nostro racconto. Un racconto fiume dove succedono tante cose, quest'acqua trasporta piccole particelle di diverso colore, di diversa materia. Noi la gente deve un po' abbeverarsi a questo fiume, giocare con quest'acqua del fiume. Quel fiume nasce proprio da questo scontro tra terra e acqua. La telecamera svolge un ruolo difficile, cioè esserci e non esserci. Sapere quando è il momento che la telecamera diventa l'occhio di Davide, quindi la soggettiva, e sapere quando la telecamera è l'occhio dello spettatore. In questo movimento il pubblico non si annoia mai, spero, almeno speriamo, perché c'è lo spazio per la sua mente, per riempire i vuoti, per creare i collegamenti, per immaginare il viaggio, per diventare viaggiatore con Davide. E questo è merito anche, diciamo così, della drammaturgia che lui riesce a mettere in campo, perché quando si accende quella scintilla, poi, nella sua imprevedibilità, di solito fa delle scoperte, no? Cioè, faccio un esempio, trattare un argomento storico, come l'hanno trattato tutti, è noioso, lo sappiamo già, trattare un argomento naturalistico, come l'hanno trattato tutti, va difeso, va salvato, va protetto. Trattare un anziano che racconta la memoria diventa retorica. Si rischiava di cadere un po' nella banalità. Bravo, e nel già detto. Bravo. La forza di Davide è che in quel momento lì esiste, succede qualcosa. Non c'è da raccontare, sì, ma il racconto è vivo. Tra lui e il protagonista accade qualcosa di inaspettato. E non è facile, soprattutto, Davide, considerando che avevate a che fare con persone comuni, come abbiamo visto. Ma io, che non sono sicuramente per forza uno che ha studiato recitazione, non sono un anchorman, non sono un uomo televisivo nato con la televisione. Mi sono fatto però nel corso degli anni una mia ipotesi che poi è diventata una certezza, cioè che il telespettatore non è cretino e tante cose le intuisce e ha voglia di intuirsele per conto suo semplicemente partecipando al viaggio a modo suo. Se lo chiudiamo dentro dei binari e diventiamo quelli che dal pulpito vogliono parlare o di politica o di società o di economia o di religione in modo supponente, subito c'è lo spettro della scuola e del maestro petulante.
Qui invece loro vedono un qualcosa che avviene attraverso un corpo, un occhio e tutte le altre esistenti. E si fa la sua idea e si fa il suo viaggio e ha la sua consapevolezza e la sua percezione. È questo che abbiamo cercato di fare in Terra e Acqua, fornire la provocazione per poi proseguire un proprio viaggio. Non mostrare guarda dove siamo noi e tu no, cicca cicca, oppure guarda senza noi porsi in un punto più alto che siamo rispetto a dirti questo. Non sei messo lì, tu sei da esattamente noi, no? Dove devi essere per riappropriarti e finalmente tornare a questo rallentare, questo slow walking del viaggiatore che può ancora soffermarsi a pensare e a rivedere, non in odore di naftalina da armadri certo, ormai pieni di tarme, ma in odore di presente consapevole della propria storia. E questo è stato fondamentale per noi. Poi io mi rendo benissimo conto che il nostro formato, il nostro stile potrebbe anche risultare per qualcuno un po' bizzarro oppure inutile, perché sono tante poi le percezioni, le voglie. Noi non abbiamo voluto stupire con artifici per dire adesso state attenti che siamo i filmatori trendy dell'ultimo. No, con la sincerità del viaggiatore lariano. Ragazzi, stiamo con i piedi per terra o con i piedi un po' bagnati dall'acqua, ma stiamo qui dove siamo e usiamo certo, il passo e il tipo di viaggio che ci è sempre appartenuto, altrimenti saremmo stridenti fin dall'inizio. Ecco, per dare un altro esempio ai nostri telespettatori a casa, prima di andare in pubblicità, volevo mostrare un'altra clip particolarmente carina, tratta sempre da Terra e Acqua, vediamo. L'albero incontra l'onda, apparentemente così distanti, in realtà molto vicini. Ancora una volta, la terra incontra l'acqua e viceversa. C'è un legno per costruire una chitarra e c'è un legno per costruire una barca. E in un modo o nell'altro, la scia della poesia ci sarà. Io non scrivo poesie, ma penso che stare in barca è come vivere una poesia, come essere partecipi di una poesia. Adesso ci fermiamo solo per pochissimi istanti di pubblicità, però mi raccomando non mancate perché dopo continueremo a parlare di Terra e Acqua e a vedere ancora qualche immagine in anteprima. Vi aspetto. In questa seconda parte di Angoli, puntata dedicata a Terra e Acqua, il viaggio itinerante di Davide Van de Sfross che stavamo iniziando ad assaggiare così in anteprima. Questo spettacolo sarà proprio e arriverà su Espansione TV a settembre, però adesso prima di lasciarci per le vacanze volevamo darvi intanto qualche anteprima, qualche appunto assaggio. Davide, quello che stavamo vedendo prima, il filmato della barca, ci sei tu che canti e anche lì non c'è assolutamente nessuna preparazione prima. Ogni tanto inserisci qualcuna delle tue canzoni oppure le canzoni fanno da sfondo, ma in questo caso mi avete visto con una chitarra, ma io stavo parlando liberamente mettendo delle note. Questa è una cosa che si avvicina molto ad uno stile che avveniva ai tempi di Woody Guthrie, di Pete Seeger, di Bob Dylan, il primo Bob Dylan, lo chiamavano il talking, cioè la gente diceva New York Town, New York Town, era quasi un prodromo del rap, ma era un parlare a suon di musica. Questo addirittura è ancora più beat, perché tu usi una chitarra e reciti come se tu ti facessi una colonna sonora assolutamente random e improvvisi a fiume
delle considerazioni a seconda di quello che è il tema che stai affrontando in quel momento o quello che ti sta circondando in quell'istante, ti lasci trasportare e racconti in modo libero, ma non è una canzone, perché non è nemmeno metrica, non è nemmeno in intonazione, cioè tu racconti e dici acqua che si muove insieme a noi, e il pescatore involontariamente, parlando di poesia, fa un momento, veramente, crea un momento di cinema involontario, perché dice io, è in quel momento lì, è un testimone della terra e dell'acqua assolutamente sintetico e funzionale, perché dice io non scrivo poesie, ma immaginiamoci le notti, le mattine, nella barca, da solo, il freddo, il buio, la luna piena, ma credo che stare su questa barca sia già una poesia. Noi non sappiamo esattamente cos'è la poesia, come diceva un grande cantautore, poesia, poesia, sembra che non ci sia, parlo di Cocciante, e infatti più la cerchi, più la celebri, più magari diventi appiccicaticcio. Quando è già lì, devi soltanto prenderla e distribuirla a chi ha voglia di approfittarsene. E che devo aggiungere, che visto da dietro le quinte, Davide è stato in tutte quelle situazioni capace di scovare e far parlare dei testimoni, no? Persone che hanno tante storie da raccontare che solitamente nella vita non possono raccontare, perché ce le hanno dentro e se le tengono per loro. Il rapporto tra loro e il territorio, tra loro l'acqua, il tempo, la notte, la paura. E in questo incontro è nata questa scintilla proprio anche da questo provocare, una forma un po' maieutica di far tirar fuori queste storie. Quindi questi anonimi personaggi diventano una volta nella loro vita protagonisti con la P maiuscola. Ecco, ecco, lui... proprio per questo volevo agganciarmi proprio a questo concetto per mostrare un'altra clip che riguarda questo nuovo linguaggio, si può dire, questo siculo laghe, che mi vede anche particolarmente coinvolta, visto che io sono una siciliana trapiantata in questo caso a Como. Allora, intanto vediamola e poi torniamo qui e la commentiamo. Gente vive tutti con i sovac, ognuno ne va con solo, uno, il suo porc, no? Perché io pure la sostentamento di famiglia, io da vivi, quelli non c'è. E io che ne guardo, non c'erano, io canchi, fabbriche, che ne volto. E vivi io ti sulla campagna, ma tutti in generale, tutta la zona, cioè, chi lo specialmente, chi lo proprio supersticcia, come dicono i genuesi, i bricchi. Mi contava le sue storie anche a me quando sei figlio che venivi giù a sta zona, e anche a lei mi contava le sue storie di spirit, e come li chiamate voi? Iabolic. Che? Iabolic. I scongiurè. Scongiurè. Anche lei avrà sentito quelle storie? Sì, qui. Ma io mai vedo. Ma però io ho incontrato con l'Erantusetta. Io per una volta ho incontrato, sì. Andavo a Cascia e dopo andavo in Precassin, da Monti, in Talalp. Dopo di notte il gruovo, c'è Strolek. Strolek? E per il tetto piccato, poi le ossa e poi il garone su. Ma quel che arrivava qua di Londra a pe? Di Londra a pe? Sì. Arrivo pure Pesulana. È Pesulana? Oh già. Ma quella al Pesulano arrivo in vei di Gianmaso, il mio mingo conosci perché è mio cent'anni, ma non mi ho visto. Io ho girato per queste strade, per questa gente, ascoltando questa lingua e ascoltando queste storie. Lo scrivere poi sempre di canzoni che parlano di santi, madonne, demoni, Iabolic, piuttosto che gli indemoniati, i folletti, creature che hanno a che fare con le fonti, con la notte, con la luna piena, con l'inferno e col paradiso, sono fortemente radicate nella cultura contadina. La visione che veniva scongiurata, che veniva Iabolic in giro, perché io amo la gente che io cada mai hai, vedo di qui lavoro. Quello che sappiamo è che c'è stata un'emigrazione non solo da Germasino, ma anche dai paesi limitrofi verso la Sicilia, in particolare Palermo. E questo deve avere influenzato gli usi, i costumi, e lo ha fatto in effetti ovunque in questi paesi. Ma su Germasino ha avuto un effetto, secondo me, anche sul dialetto. Infatti noi
del secolo portiamo delle piccoli segni che sono per esempio la tr, di parole tipo 333, 333, come nella filastrocca l'ancioval gimuncek al gelaccio 333 casciadei al cialaggia. Ma anche nivo pu, perché ne dà un po' non mi chiedi in tri, anzi io pu l'anzi tuote, ne dà un po' mi chiedi con un cittadino di salam, ma il salam li ho pu l'uscema e le tagliavo giù fin come il naso. Ecco, nonostante ti sia in ti parte siciliano, io capisco veramente poco, però quanto ti sei divertito a girare? No, questa per me è stata una cosa che mi ha tolto addirittura il sonno per 2 o 3 notti, perché io che da bambino andavo a Stazzona in vacanza con i nonni, ignoravo questa grande scoperta che grazie a Terra e Acqua, come potete vedere, guardando la guida, un po' di giri, un po' di viaggi li abbiamo fatti. E di cose ce ne sono state di tutti i tipi, ma scoprire che sopra Dongo, nel paesino di Germasino, ci fosse questo incontro tra la Sicilia del periodo del Regno delle Due Sicilie, quando i nostri dovevano emigrare, scendere giù, perché là c'era lavoro e qui invece c'era una miseria nera, tornava portando usi, costumi, monili, perfino la santa del paese, che è Santa Rosalia, non è un caso. Ma soprattutto questa R retroflessa, quando loro li senti contare, 1, 2, 3 e 4, cioè usano il dialetto del lago con la pronuncia e l'influsso di un dialetto che è così lontano ma così affascinante. O la parola cadrega, la cadrega che viene sempre usata anche nelle gag comiche per identificare alcune cose bizzarre del dialetto del nord, in questo caso diventa cadrega. Che sembra o è lu pan e lu fe, l'articolo è lu, cioè o invece il pan e il fieno, sì. Cioè mantiene la parola in dialetto tremezzino, in dialetto laghe, ma ha l'influsso. E notare bene che questo non è un nuovo linguaggio, questo è antichissimo. Oggi loro mi dicono essersi molto rinormalizzato, ma credo che fino a un centinaio d'anni fa potevi avere dei dubbi se eri sul lago di Como o se eri veramente in un paese basco piuttosto che nell'Azerbaigian, perché diventava tutto molto incomprensibile. Poi spariscono le consonanti iniziali quando sono troppo dure. La fam, il hum diventa fumo e qua abbiamo qualcosa di camunno. Poi siccome loro lavoravano anche nell'estremo nord, in Norvegia e così via, in quanto bravi costruttori di termometri, alcune parole hanno anche le vocali e la struttura delle consonanti come le U e quelle con le, non so come si chiama, con la sbarretta, sai, quando sì, quelle svedesi, Björn, quelle bellissime, Smuland, Sbjörn, e questo qui dovremmo tirare in ballo un glottologo, un linguista, ci vuole un antropologo vero, perché lì le cose da scoprire sono tantissime, sarebbero veramente tante. Queste 8 puntate sono state e saranno soprattutto mostrate anche nel corso del festival che ti vedrà protagonista quest'estate, il cui titolo è sempre Terra e Acqua. Quali sono le tappe che già puoi anticipare e qual è il riscontro che state avendo? Ma questo è un nuovo tentativo, mescolando ancora una volta appunto la terra e l'acqua, il battello patria con l'incontro poi della gente con la cultura, i luoghi, la geografia, gli assaggi anche gastronomici e poi questa bizzarria un po' da contrabbandiere verso il tramonto. Mi sono sempre detto, specialmente al tramonto d'estate, che è un momento magico anche per gli sciamani del Sud America che seguono la tensacrità o che fanno, è un momento dove si ricaricano come noi ricaricheremmo le batterie ad un telefonino, no? Si ricaricano sotto questo sole nel momento in cui è magico. Mi veniva l'idea abbinare questo momento magico ad un territorio con delle latitudini magiche, delle zone non magari raggiungibili in macchina, ma che ti obblighino a camminare attraverso la meraviglia, e da lì saltar fuori da dietro un albero con una chitarra e per un'oretta intrattenerti come quando si fa picnic con qualcuno, cantando le tue cose, incontrando la gente che ha deciso di arrivare fino in quel punto. Le date e tutto quanto poi le potrete trovare sui vari siti. Di queste date della mia comparsa sorpresa si sa sicuramente il paese,
ma non si sa la location fino al giorno prima, quando io dirò ci vediamo lì. Fa parte un po' del gioco e della sorpresa. Io sono convinto che la gente ha voglia di viaggiare, ha voglia di fermarsi, di rallentare un po' e di riscoprire quello che è stata la sua storia o la storia di altri. Ecco. Poi noi abbiamo aperto delle piccole finestre, no? Certo. Cioè Davide ha aperto piccole finestre, adesso tocca un po' alla gente andare a scovare, perché vogliamo che ci sia una partecipazione. Ecco, anche in questo caso abbiamo un piccolo spot per dare un po' un'idea ai nostri telespettatori, vediamo. Arriva il festival Terra e Acqua, da giugno a settembre negli splendidi borghi affacciati sul lago di Como. Scopri spettacoli ed eventi lungo gli itinerari raccontati da Davide van de Sfroos. Segui ogni tappa del festival con il piroscafo Patria. Sarà una crociera esclusiva. Prenotati e scopri il programma su www.itinerarifolk.com. Bene, io vi ringrazio tantissimo per essere stati con noi e averci portato proprio qui in anteprima queste immagini, e spero poi che intanto quest'estate il pubblico risponda calorosamente a questa iniziativa, che secondo me sarebbe bella poi estendere anche a tanti altri luoghi, non solo del territorio comasco ma in generale dell'Italia, che offre tantissimi spunti. Ringraziamo quindi grazie. Davide van de Sfroos per essere stato con noi. Ringraziamo anche Dario Tognocchi, grazie. Il regista di grazie Terra e Acqua, per averci dato anche il suo punto di vista. Noi anche per oggi abbiamo finito il tempo a nostra disposizione. Ora linea al telegiornale, ci ritroviamo qui domani sempre alle 19 per una nuova puntata di Angoli. Buona serata.